Museo Verde, una cosa molto interessante. L'ambiente è un po' fresco, però sono convinto che saremo riscaldati dai contenuti dei nostri relatori. Per cui io vi passo subito la parola e possiamo iniziare. Prego, la parola grazie a Francesca. Una, e ringrazio l'amico Maurizio Leiger, perché è stato uno di quelli che mi ha condotto per mano, no? Nei luoghi, mi ha fatto incontrare anche, ricordo benissimo il trittico che lui mi portò a vedere, l'ultima opera di Guido Bogianni, pittorica, dipinta poco prima di scomparire nella foresta. Per noi è iniziato un percorso. Io sono finito in Paraguay quando sono andato in pensione seguendo mia moglie con l'intenzione di non fare assolutamente niente, e poi alla fine qualcuno, mi ricordo la mia carissima amica, mi disse: ma tu non conosci Guido Bogianni? E io lo confesso con un po' di vergogna, non sapevo chi fosse Guido Bogianni. Alla fine ho finito per interessarmene e ho finito per essere attratto da una personalità straordinaria, anche perché sono andato a Assunzione, e a Assunzione l'ho trovato Guido Bogianni. Guido Bogianni esiste, a lui è intitolata la seconda strada più importante della capitale, ma tutta una serie di cose, di esercizi commerciali, una ciclovia, nel cimitero della Recoleta ci sono i suoi resti mortali. Ma non finisce qui, perché poi alla fine ho finito per andare a cercare i luoghi dove lui era stato, nell'estremo nord del Paraguay, e ho incontrato Bruno Quirique Barras, che Maurizio conosce bene, cacique di Cacciabrutti, il quale mi parlò del Barón Branco Coracudo di Guido Bogianni, mi indicò il posto dove lui, all'ombra di un ibapurù, di un antico albero, prendeva il fresco sulla rive del rio. A Gerardo, senza cercare di non ripetermi, ma quello che è importante, secondo me, alcuni si chiedono: ma cos'è questo Museo Verde? Perché si chiama così? Dov'è il Museo Verde? Diciamo che a questo punto il Museo Verde ha varie ubicazioni, ma è un'idea, e come tutte le idee nascono dal pensiero, ma la bellezza di un'idea è che venga poi realizzata, e noi, mi sembra che a questo punto, a piccoli passi stiamo cercando di realizzare questa idea. La grande differenza tra un museo come questo, del paesaggio, dove ci sono delle opere custodite, ci sono delle collezioni presenti, e il Museo Verde, è quella che il Museo Verde è aperto verso l'esterno. Nel senso, noi abbiamo recuperato in maniera fotografica alcune fotografie, alcuni reperti di collezioni presenti presso importanti musei etnografici a Firenze, a Roma e altrove, anche ultimamente anche al Museo della Plata a Buenos Aires, per riportare poi queste immagini di oggetti alle popolazioni originarie, a questi popoli che sicuramente non potranno venire a Firenze a vedere la collezione Tambolleo. E tra l'altro noi abbiamo avuto la fortuna di vederla, ma questa collezione era rimasta imballata dall'Ottocento, quindi nessuno l'aveva mai vista. Le prime persone che l'hanno vista dopo di noi sono stati il popolo Vichy, il cacique di questo popolo Vichy, che con grande commozione ci ha comunicato di aver sentito parlare di questi oggetti dai loro anziani, ma di non averne mai potuto vedere la sostanza, la forma, i colori, i disegni. E grazie a queste immagini che abbiamo lasciato loro stampate, loro adesso potranno riprendere la creazione di questi oggetti. Ecco, il Museo Verde, tra le sue varie attività che sono già state descritte, ha proprio questa della devoluzione del materiale della conoscenza immateriale, della storia di questi popoli originari. E da questo andiamo avanti, perché
come dice anche la mostra sulle orme di Boggiani, ecco, noi prendiamo spunto, l'idea ci aiuta questo discorso, ma da qui non ripetiamo magari quello già fatto da tanti altri studiosi, sarebbe una ripetizione di un lavoro che tra l'altro sarebbe assolutamente non adeguato, ma cerchiamo di dare un senso a queste popolazioni, perché credete, ma la vicinanza con la civiltà, diciamo, meccanica, tecnologica a questi villaggi produce alle volte degli scossoni. Ed è una grande importanza che queste popolazioni invece abbiano e mantengano una loro identità, perché grazie, diciamo, al mantenimento dell'identità, della cultura, della lingua, che si riesce a dare un futuro alle generazioni successive. Concludo anche magari con una splendida, diciamo, occasione che abbiamo avuto recentemente. Il 5-6 di ottobre c'è stata una conferenza ad Assunción di alcuni gruppi di comunità che abbiamo riunito, dove una delle domande che questi si ponevano fra di loro è: cosa sarà dei nostri figli? Cosa riusciremo a trasmettere ai nostri figli? Ecco, il Museo Verde, quindi, con le sue strutture, diciamo museo chilometro zero, che sono state create, adesso sono 6, a breve saranno 8, riesce a essere come punto di storia, ma di partenza, per poter creare delle successive forme, diciamo, di comunicazione e di cultura per questi popoli che hanno una conoscenza e uno spessore veramente e un'umanità veramente elevata, e c'è anche molto da imparare. Noi dovremmo molto imparare dall'attività di queste persone. Detto ciò, vi ringrazio, adesso passo la parola al Presidente, che immagino che vuole aggiungere qualcosa. Ah, certamente, no, aggiungo poche cose, ma intanto zero, e quindi mi arricchisce molto da questo punto di vista. Ma prima di passare alla visita alla mostra, vi riporto una frase che abbiamo scambiato stamattina bevendo un caffè assieme, e ho chiesto: ma cos'è il Gran Chaco? E loro mi hanno detto, proprio in coro: è una malattia contagiosa. E dalle vostre parole direi: quindi fate attenzione. E non c'è vaccino. Non c'è vaccino, e adesso continuiamo a prenderci un po' di virus verde alle sale soprastanti.